qua, no? Uè, Barboni! Oh. Questo è altro. Il tuo compleanno ti regalo i fogli. 50k No, regalami gli MS. Che te ne fai? Guarda che fisico, se ne fai di pollo. Facciamo, la proviamo? Madre perla, no lifestyle. E vuoi stanco romanzo, tutto lifestyle. And the fake. Abbiamo iniziato a incrociarci in statale all'università perché tutti e due frequentavamo la statale. Io ho studiato storia, lui era iscritto a filosofia. Erano altri tempi, nel senso che l'università dovevi fornire due esami all'anno, perché il nostro problema era non fare il militare. Dicevo che non doveva mollare l'università, ma mi azzitti dicendo: guarda, io se faccio l'università e faccio questo, non finisco nessuna delle due. Quindi sono sicuro che farò questo nella mia vita. Mi ricordo una volta lo vidi passare dai chiostri con un amico e mi disse: ah, quello è il guercio dei Club Dogo, ok. E pensò fosse il periodo di Mephisto. Poi di lì a poco lo conobbi proprio di persona in studio da Deleterio, perché ambedue frequentavamo lo studio di Deleterio. Stava producendo il suo album Ascescenza volume 1 con Del. Ci siamo visti più volte in studio. E da lì è nata un po' anche un'amicizia. La saga di Fast Life è nata diciamo dal nostro essere fan dei mixtape dell'epoca. Arch faceva dei mixtape, Arch Times, che tra l'altro all'inizio erano partiti come raccolta di, cioè come il mixtape nasce, cioè come erano ai tempi, negli anni 90, cioè erano raccolte di brani, sostituivano un po' quelle che sono le playlist di adesso, no? Il mio punto di riferimento era DJ Drama, inutile nascondere. Uno si prendeva la briga di trovare i vinili, i pezzi, i b-side, delle robe più underground, raccoglierle in una cassettina. E quindi tu ascoltavi il mixtape per rimanere aggiornato sulla scena americana. Nel 2006 abbiamo lavorato molto con i side B dei 12 pollici, dei singoli rap. All'epoca nel B-side spesso si trovava la strumentale del singolo o dei due singoli contenuti nel vinile. Lui già realizzava dei mixtape, lui come tanti altri DJ, con dentro una selezione di pezzi che conteneva poi degli special di rapper italiani. Ogni tanto noi inserivamo delle strofe, tipo ne avevamo fatti alcuni, guarda, veramente marcissimi, registrati a casa sua, scritti proprio al momento. Me ne ricordo uno che era un proprio proto Fast Life, cioè prima di Fast Life, che avevamo fatto insieme, in cui eravamo incrociati, che c'è anche su YouTube, ha una qualità infima. Jeans da un furgone, sì. Io la chiavo e ci faccio l'amore insieme, con la tua donna non va perché siete differenti. In più nel 2005-2006 la rete ha iniziato a fornire queste cartelle di strumentali, no? Ha iniziato a diffondersi il downloading, ok, illegale. Io avevo questo MP3, qualcuno se lo ricorderà, questi MP3 che avevano la chiave col tappino, toglievi, c'era la chiavetta USB e io collegavo, scaricavo dai Mule e quello che prendevo, cioè alla fine l'importante è che fosse rap, che mi suonasse a me. Io quegli anni, forse proprio nel 2005, acquistai il Serato. E questa fu una svolta veramente fondamentale, perché il Serato ti consentiva di suonare gli MP3 nei vinili. Stiamo parlando di produzioni illegali che non potevano essere immesse sul mercato così facilmente, no? In America c'era questa prassi. A me piaceva anche questo aspetto, no? Si vendevano i mixtape come si vendeva la droga, agli angoli delle strade. Non so, pensa ai mixtape di Lil Wayne, che erano quasi una strategia di mercato, no? Un'inondazione del mercato. Però erano comunque creativi, perché spesso cavalcavano le hit del momento, le reinterpretavano. È stato proprio fondamentale per la cultura hip hop. Quindi avevamo questo, come dire, questo mood anti-system, per cui anche produrre mixtape mi gasava in un certo senso, perché stavi andando contro un po' il sistema, quello ufficiale, ecco. Possiamo fare una scherza.
gergo non potrai mai averlo. Mai. Il mio migliore amico si chiama, tu non guardarmi. No. La morte mi ha. E poi mi ricordo che improvvisamente, appunto, da quella dall'evoluzione di quella cosa, loro hanno pensato di fare invece un mixtape tutto di strofe, però sempre come si facevano una volta, cioè sulle strumentali americane. Erano anni in cui io e Arsh facevamo serate insieme, quindi noi abbiamo deciso facciamo un mixtape non con selezione di pezzi e in più due o tre interventi, no, facciamo proprio un nostro mixtape come se fosse un Gangsta Grills di DJ Drama, questi qua, DJ Arsh e Gue, e rappiamo tutti, facciamo uno street album, rappiamo tutte le tracce, ecco. Posso tirare fuori la collana? Eh beh, ma la mia niente di... No. Quello che mi ricordo è che comunque quel mixtape è nato forse nel momento più di locura del nostro movimento, della Dogo Gang, quindi il momento più dove, cioè, eravamo più fatti, drogati, più in giro per strada e più connessi con i peggiori. Guarda, volume 1 in copertina avevamo le felpe Bape Tarocche, questo non lo passo, non lo dimenticherò mai. C'eravamo gli unici ad avere Bape, e se tu lo avevi in Italia non poteva che essere tarocco, perché non lo importavano, quindi anche quello che prendevi su eBay così era vinto. I Bape, le Visu, la roba là, erano tutti tarocchi, perché non c'erano, quindi io, oltre che non c'avevo un euro, prima di prendermi i veri, cioè erano sbatti prenderseli veri. Era difficile. Perché la Thailandia con tutti i Bape tarocchi? Le Bape erano solo finte. Chi c'aveva le Bape c'era noi. No. Chi c'aveva le Bape, cioè noi, solo noi ce le avevamo, erano finte. Trovavamo a casa mia al pomeriggio, selezionavamo le strumentali, mettevamo sui giradischi, facciamo suonare, e poi Gue scriveva live i suoi freestyle, cioè li scriveva lì, e la sera li registravamo. Guarda, l'abbiamo completato e fatto fast, perché Fast Life, oltre a descrivere la Fast Life, è anche un metodo di esecuzione. Qual era il bello? Era che potevi parlare di quel mondo e quel modo senza filtri e con la libertà di essere su mixtape. Ai tempi ero mega fan di Noize, per dirti, Truce Clan, quella roba. Uno dei miei pezzi preferiti dei Fast Life è Mattoni, in cui ci sono Gue, Marra, Cicori e Noize, cioè, secondo me è un pezzo clamoroso. Per questa rap shit, via dal cazzo, sì, quanto fresca capisci, non è da dove sei, zio. Già ai tempi era figo per noi, che io ero super contento della mia strofa, che ci gasava a noi per primi. Aveva questo sound cupo e metteva un immaginario super interessante, diciamo. Il discorso di quei mixtape era anche che, appunto, un pezzo come quello che è poi rimasto immortale per un certo tipo, cioè, sai, per tutta quella frangia di pubblico che non, che comunque vuole la roba cruda, no? Che magari gli dà sul cazzo tutto lo shine, il bling bling, no? E poi sai che cosa suggellava comunque la collab tra Roma e Milano, la maniera in cui i fans volevano di più, cioè la maniera più hardcore. Invece quel pezzo lì era proprio il manifesto di uno stile di vita, di un modo di fare rap anche veramente crudo, no? Era tutto notturno, così. A quei tempi esisteva un underground che era veramente underground, che era fatto di una commissione di tante cose, quindi di rap, rave, porno, droghe, criminalità. Esisteva un underground che adesso non esiste più, perché adesso l'underground spesso sono dischi mainstream fatti con meno budget e basta. Non sono portatori di un messaggio diverso, di una mentalità diversa, di uno spirito diverso nel farlo. Vabbè, il mio preferito è Classe Violenta, da sempre. Cioè la strofa di Gue lì, ecco, quella me la ricordo. Ultimo banco presente, scusi prof, non ho studiato un bel cazzo di niente. Ogni mattina che pacco salire quegli scalini, infottato di schiacciare Lena Bambi solo dita lì. In mate avevo 4, pallina 10.000, c'è la fila, rudimenti del narcomercato. Lui ha sempre molto ben chiaro come svilupparlo, no? Quindi era soprattutto lui che gestiva il discorso dei featuring. Nel mixtape può permettersi di dire certe cose, nel mixtape può permettersi di collaborare con qualcuno che invece non inviterebbe su un disco ufficiale. Ma guarda, io ho avuto questo fetish, non so perché, sempre di tirare in mezzo tutti. Mi derivava dalla passione dell'hip hop, di vedere questi mixtape pieni di featuring, pieni di gente. Utilizzò anche quella roba lì per creare delle connessioni con
altri artisti di altre città, perché oggi vanno tutti per scontato questa cosa qua, che tu, cioè, di fare una collaborazione, conosci quello, conosci quell'altro. Ma all'epoca era un po' più chiusa la cosa. Chiamavo un rapper underground e poi mi veniva in mente di chiamare, non so, G-Max del Flaminio Mafia, che è una roba mega hip hop, no? Avevo fatto un pezzo di G-Max con me sulla base di Jay-Z, di Show Me What You Got, Show Me What You Got con G-Max, favoloso. Chiamato un sacco di gente che, guarda, ancora alcuni sono poi diventati famosi ancora adesso, così, e poi altri non ci sono più, oppure mi hanno voltato le spalle, mi hanno addirittura dissato. È un po', sai, quando il principio degli scorpioni nel barile, no? Finché tutti stanno lì, sono tutti bene, però c'è quasi il tacito accordo che se esci, se ce la fai ad uscire, sei una merda. Niente qua, molto sapire, però. Amarissime. Anche quello sui preti. Tra quant'è che sono pronti di là? Conta un quarto d'ora. Allora, stai sparando a caso o? Sto sparando a caso, no? Sì. Non hai fatto un check. Gli anni successivi, intorno al 2010, potevi scaricare intere cartelle dei famosi hip hop instrumentals, cioè io tutte le mattine mi svegliavo, scaricavo i pezzi nuovi per rimanere a giorno. Poi ovviamente compravo sempre i dischi. Poi col volume 2, che il volume 2 già si vede che era tutto, io ero tutto griffato, petto nudo, avevo ancora il quadratino, e lì già si capisce che era cambiato tutto, stavamo andando in un'altra direction. Fine 2010 abbiamo la possibilità di entrare in Best Sound, quindi non ci trovavamo più da me a casa. Stavo in un monolocale 50 metri quadri con la mia ragazza, per cui era tutto, capito, molto home. La situazione divenne un po' più professionale, cioè c'era uno studio insonorizzato con un microfono un po' più preciso, quindi fu uno step in avanti sicuramente, ecco. Il volume 2 c'era un super cult, era sempre in giro, che è una base 50 Cent, no, di Red Cafe, che era un pezzo che era il hottest in the world, che andava di brutto all'epoca. Questo video è il pezzo che va sempre in giro, strumentale di Hottest in the Hood e di Red Cafe, che è uno dei pezzi che più ci ha spaccato, e quindi abbiamo per forza usato la strumentale. E saremo io e Jake, dei Club Dog, il grande Enzo in persona, che fa una strafa. Ogni tanto ci devo essere. Fa una strafa di cocaine rap, per cambiare. Che il beat ci faceva così tanto, cioè, vabbè, cazzo, usiamolo questo beat, è una cosa molto figa. Però il video chiaramente me lo ricordo, cioè che portano il motorino, così. Erano ZX, mi sembra, in casa c'era mio zio che si fa la pedicure. Bellissima quella scena lì. Firma la serie. G-U-A. Sono sempre in giro. Sempre. Sono sempre in giro. Quella roba era proprio super. Cioè, era proprio, cioè, l'immagine del pediluvio in soggiorno. Tutti seduti, cioè era proprio street boss, era fortissimo. C'è il video fatto tipo a casa di Emilia, a casa vecchia di Emiliano, con la sorella che cucina, io arrivo col motorino, cioè sono un po' di robe che sono un po' anche messe in modo ironiche, però erano quello che vivevamo tutti i giorni. Beh, era comunque veramente un precursore di molti video, sai, video trap odierni, dove fanno vedere, no, la situazione, tutta la gang in casa che non è posato. Ci beccavamo, mangiavamo a casa di uno, a casa dell'altro, quasi sempre a casa di Emi e delle zie. Però, vedi, cioè, si faceva tatuare, perché così c'era il periodo, cioè, che trovavi i buchi di tempo per poter stare poi insieme in famiglia, con due gang o una famiglia allargata. Era la nostra vita quotidiana, cioè il pediluvio, le tipe che ti fanno le polpette, quello che entra con un motorino e non capisci dove l'ha preso, cioè si capisce, insomma. C'è il tattoo, c'è l'altro che gioca i videogame, però già anche lì si vedevano i vestiti, c'è Jake con la V-Rex sul Grand Cherokee, cioè era comunque qualcosa di veramente figo. La maggior parte di quelli in Dogo Gang si sentono fratelli tra di loro, perché è vissuto un periodo storico che ti ha unito. Con Gue, con Marco, per esempio, con Emiliano, con Jake, queste robe qui per me sono stati dei legami che da subito si capiva che sarebbe stata un'amicizia che poi, capito, sarebbe
portata avanti. Con Cosimo in particolare posso dirti che l'ho sempre visto come un fratello più piccolo. Ah, che mito Enzo, proprio nel cuore. Vabbè, che figata. Mi associo a quello che dice lui, allora. Anche tra l'altro nelle persone che ha scelto di nominare, nel senso c'è una Dogo Gang che è quella insomma dei fondatori e che nasce prima di tutto come gruppo di amici, che tra l'altro neanche si chiamava Dogo Gang, all'inizio si chiamava Mi Residenza, avevamo diversi nomi, no? Per cui quella roba lì era appunto un gruppo di amici che poi piano piano è finita a fare musica insieme, no? Ma era figo vedere da fuori che comunque c'era un gruppo di persone che faceva squadra, che poi è un concetto che si è prolungato negli anni. Cioè non è un caso che appunto, come ho detto prima, abbiamo definito e ridefinito un genere e ancora continuiamo a farlo, ecco. Le cose le vedi sempre sulla lunga distanza, quindi anche a distanza di tempo e anche non abbiamo neanche avuto tutti la stessa fortuna in termini di carriera, e però il legame c'è, nessuno parla male, non abbiamo litigato, questo dimostra qualcosa, no? Dimostra che è un legame vero. Mi ricordo, tra l'altro, quando abbiamo girato, che qualcuno, non so chi, me lo dimenticherò mai, esplose sotto casa una bomba, un petardo di quelli da maxi sequestro, che fece tremare tutto l'isolato e scattarono tutti gli antifurti. E arrivarono 20 volanti così. E finì su tutti i giornali. E fu quel magico giorno lì. Chiaramente Guè era molto avanti rispetto ai tempi. Per cui con gli in-store sì, ma anche con i tour che riuscivamo a organizzare, sempre diciamo autoprodotti. Abbiamo fatto un tour addirittura del volume 2, veramente ghetto, varie location in giro per l'Italia. Quelli sono stati la palestra per me, perché poi nel 2010-11 ho aperto la mia agenzia di booking e management, quindi io oltre a produrre mixtape mi occupavo anche dell'organizzazione delle date. Calcola che si suonava nei centri sociali per lo più o in locali quasi veramente birreria, pub, non pensati per fare dei concerti. Suonavi in questi contesti che poi non erano veramente i contesti propri del rap, era una cosa italiana quella di suonare nel centro sociale con l'hip hop, quindi noi cercavamo in tutti i modi di portare questa cosa in altri contesti, nelle discoteche, ma all'inizio quello che ti toccava fare era andare a fare l'asino al microfono. Cioè c'era un DJ, mi ricordo, ne avevo fatti anche alcuni io, non so, tipo Max Brigante metteva musica e tu ogni tanto facevi Max Brigante, sulle mani. Era abbastanza umiliante, abbastanza tristino. Ogni tanto facevi una strofa tua, però di fatto non eri a fare il tuo lavoro, facevi il vocalist, ok? Io organizzavo eventi, organizzavo serate e quindi spesso organizzavo situazioni con i Dogo o con Cosimo o con Jake o con Marra. In quegli anni eravamo molto vicini perché crescevamo insieme, ognuno nel suo. Eravamo in una fase iniziale, per cui ti ripeto, c'erano anche molte difficoltà, anche tecniche. I club non erano abituati agli show rap, quindi ci siamo dovuti anche abituare, no? Ci sono stati degli ostacoli. All'inizio andavamo io e Guè da soli, senza tour manager, proprio l'arrembaggio, perché erano anche, diciamo, eventi con dei budget limitati. Poi piano piano ci siamo resi conto che quello poteva diventare anche una sorta di business, no? Piano piano Arsh è stato davvero un pioniere in questo, perché è partito appunto da quei mixtape di cui ti parlavo prima, dagli Arsh Times, e là ha capito che c'era il margine di fare una sorta di collana e di portarla live. Noi abbiamo veramente scardinato delle porte, poi piano piano siamo entrati all'interno di questo circuito, facendoci spazio, facendo affluire la gente, no? Beh, Guè ce l'aveva quella cafoneria di portare il tape in giro, sì, diciamo che è stata proprio una roba loro. Cioè, almeno per quello che mi ricordo io, mi sembra che sia stato proprio il primo che ho visto che andava in giro a fare questo tipo di spettacolo. Cioè, faceva l'ospitata nella discoteca dove c'erano tutti i ragazzini imbenzinati e lui andava a far macello. Ora gli show rap vanno per la maggiore nei club, no? Quindi molti artisti emergenti anche hanno avuto fortuna perché hanno iniziato a esibirsi nei club, la gente li vede di persona, vede quanto spaccano dal vivo, no? Quindi è un circuito che adesso oramai è fondamentale, no? Avevamo fatto
vari eventi, tutto quello che nell'hip hop si poteva fare l'abbiamo fatto, quindi abbiamo fatto i pop-up shop, abbiamo fatto gli in-store sulle t-shirt, gli in-store per vendere t-shirt. Sì, poi sono stati anche gli in-store dei momenti importanti perché ti mettevano in connessione con il pubblico, no? Si creava la fan base e in questo modo la sviluppavi, ecco. Sì, ecco, quella era stata una trovata molto intelligente, credo. Non mi ricordo quale Fast Life, ma mi ricordo che a un certo punto all'uscita c'era proprio una coda clamorosa, il 2, ecco, sì. Una coda clamorosa in Giacomo Mora, cioè era diventato oltre quello che erano i mixtape prima di Fast Life, ecco. Abbiamo provato a fare di tutto per vendere di tutto, ecco, questa è una cosa veramente hip hop. Cioè, se tu chiedi a mia madre, che l'altro giorno qualcuno gli chiedeva, lei dice: mi ricordo di lui che passavo, vedevo che impacchettava le robe, metteva le e mi diceva che cazzo stai facendo, e che avevo un pacchi di robe, vendevo magliette, vendevo CD, tutto, andavo in posta, passavo la mattinata in posta, tutta la mattina in posta, PayPal, tanto ormai è andato, quindi. È difficile dire quale Fast Life è il mio preferito, sicuramente il 3, perché ci sono io, a riguardo del quale ho dei ricordi molto più nitidi, molto più, cioè stavamo vivendo il nostro momento, venivamo calcolati, non avevamo ancora l'odio addosso in quel momento, anzi era abbastanza positivo. Mi ricordo quando c'è stato l'in-store in colonne, c'eravamo pure noi, anche noi facevamo le foto, cioè a 17 anni che ti chiedono le foto, adesso è la normalità. Il 3 l'ho fatto subito dopo il Ragazzo d'Oro ed ero carico di studio ed ero in modalità di fare pezzi. Quando uno è ipercreativo, iperproduttivo, cioè è difficile che si fermi alle regole delle major. Mi pare che alternasse, no? Un anno il Fast Life e un anno il disco coi Dogo, e poi è diventato un anno il disco da solista e un anno quello coi Dogo, no? Gue non è uno che si trattiene, cioè nel senso uno che quando vuole fare una cosa la fa, anzi a volte fa anche troppo. La figata di un artista che arriva così in alto e che continua a mantenere questo profilo underground facendo uscire dei mixtape regolarmente, chiaramente sul modello di quella che era poi la scena americana, ha aiutato tantissimo a livello di credibilità. Questa cosa ha anche segnato il fatto che ogni anno c'è Gue, ogni anno c'è l'uscita di Gue, tipo un coccodrillo nella pozza, no? Cioè c'è sempre. Un incubo per chiunque altro. Il 3, secondo me, la differenza che ha rispetto ai 2, contiene proprio dei brani che sono delle hit, cioè contiene proprio dei pezzi che sono dei pezzi, non sono dei freestyle. C'era Forza Campione, c'era il pezzo con Fedez che era fatto su un beat di, penso, di Drake e J. Cole, che era fortissimo. Poi c'era Muro Soldi, che era tutto il filone un po' R&B fatto su quella base di Chris Brown famosissima. Sul 3, per esempio, e la gente disse: no, non è più, sai, non è più il Fast Life. Invece era comunque crudo, perché secondo me era troppo, molto americano, molto, cioè secondo me a tutto, ripeto, quel filone di pubblico che gli voleva invece la roba sporca, gli era sembrato come da arricchiti, un po' hamburghesito come volume. Poi ha acquistato valore, come sempre, però. Il brano di Fast Life 3 all'interno del quale ci sono pure io è Follow Me. Ricordo che il ritornello lo scrisse Gali, però per una strofa, aveva scritto sta bozza per una strofa per sé, per roba sua, e la sentì Gue e disse: è un ritornello, guarda che forte come hit. E allora poi Gali lo utilizzò come ritornello e pezzo venne costruito intorno. Vola amiche, spostati che al posto degli occhi e cuore dollari. Follow me, offro da bere dolce vita cioccolato quando hai le tasche. È un bel ricordo, sai, per la prima volta, io avevo 17 anni, 18 anni, per la prima volta uno grosso mi riconosceva, cioè era figo, no? Cioè eravamo in Fast Life 3, cazzo, cioè, no? Una bella figata. Ha preso massimo 6,5. Facciamo la roba di Fast Life, che c'è anche lui, che ci sono i ragazzi di S che fanno una minima ripresa, ma mezz'oretta proprio. E poi faccio quella roba lì, quindi poi alle 8 schiodo, va bene, bello. Madonna,
bro, cioè dopo un po', fratello, onestamente, io ti dico che sono sempre il business da una vita, io sono il primo che, sai, gli piace tutto, anche i piscagli, eccetera, però fra quando, cioè quando la roba si omologa così, no? Bro, è troppo, mi spiego? Girando anche parecchio l'Italia con i miei artisti per gli eventi, insomma, tutto quanto, beccavo sempre qualcuno che mi diceva: oh, ma quando è che fate Fast Life 4? Oh, ma io non ci credevo, in un certo senso, perché pensavo fosse una cosa un po' relegata, sai, in quel periodo storico. Madonna, raga, che hit! Ah, bellissimo! Vai, vai! Super, super, super duper! Vai! Uter ha lanciato questa linea chiamandola Vita Veloce e ha pensato di chiamare Megua per fare un pezzo con un freestyle da associare un po' a questa operazione, no? Noi abbiamo accettato subito e io su un bel treno scrissi, io scrivo sempre in treno, scrissi Vita Veloce Freestyle, siamo andati a Faro, ci siamo gasati tutti così. Ci siamo sentiti, abbiamo detto, boh dai, facciamo uno spacco, l'idea è figa, ti propongo una strumentale. E niente, abbiamo dato sta base, facciamo uno spacco, ha scritto solo freestyle, fortissimo. Sento, non capisco un cazzo come Tenet, bocca sta di Super Tenet, resto ghetto come il Bennett, l'arcobaleno ce l'ho al polso, non in testa, non mi fotti, fra ti chiudo, bruci vivo come in... Poi inizialmente assieme anche a Island e a tutto, abbiamo, e tutto il nostro team abbiamo detto: ma perché non facciamo Fast Life qua? Ci attacchiamo 10 freestyle, facciamo Fast Life. Il mixtape oggi è un po' strano perché poi di fatto non puoi più usare le basi americane perché è finita quell'era, è difficile trovare le strumentali, cioè devi praticamente ricampionare, rifarla in studio, e quindi non si fanno più così, si fanno con le basi originali, quindi poi diventano quasi indistinguibili da un disco vero, no? Oggi li troviamo sulle piattaforme di musica streaming, quindi non puoi avere una base di un altro. Secondo me il mixtape, ecco, a me piace, diverte quando ha quel tipo di... è un giocattolo, quindi quando tu ci fai delle cose diverse da quelle che fai nei dischi ufficiali, no? Ha un valore diverso, soprattutto perché viene fruito in streaming, quindi esce come un disco ufficiale su dei portali ufficiali e può fare i numeri dei dischi ufficiali. Fotografano un'urgenza diversa. Una volta Salmo mi ha detto, dietro al successo del Machete Mixtape, secondo lui c'era la velocità, il fatto di fare cose istintive e lasciarle lì, senza andare poi a ritoccarle. Quello che di solito si fa quando stai facendo un disco, soprattutto se sei diventato un MC importante. È stato, secondo me, un mega divertimento, un mega sfogo, e penso che i tempi siano maturi e che ci sia tutta una parte di pubblico. Chiaramente, cioè, non stiamo parlando di uno spacca classifiche, però sicuramente c'è tutta una parte di pubblico che andrà proprio fuori per il progetto, secondo me. Senti bene, bellissimo, senti qua. All'inizio con le collane, eh. Bello, bello, senti proprio che bello. Senti che senti. Senti, senti. Vai, senti. Fast Life, baby, la leggenda continua, non muore mai. Strettamente per gli italiani hustler. Yeah, senti bene la mia voce. Non piangere per me come vita, faccio mamma non mamma con i soldi, non con una margherita. La mia posizione preferita è la 71, cioè la 69 più due dita. Quanti rapper che ho killato, dovrei avere un cimitero privato. Sabrina Vita da strega? Posto? Un pezzo di figa. Ti ricordi il cane di Sabrina? Il pitbull? Fra. No, eh? Io mi ricordo, è diventato il mio il cane. Sì, mi... col cane, ma... sì. Minchia, entrava perché un po', capisci, se hai più di 13 anni e ti rompe il cazzo quella roba là, capisci, non ce la fai più. E quindi anche, sai, sentire le metriche, le metafore, le citazioni, cioè questo per me è la cosa che mi fa godere, capito? L'intro è molto ironico perché c'è questa voce seria che dice delle cose che fa ridere, però neanche tanto, perché alla fine dice: cioè, se non hai visto un film, non hai letto un libro, non conosci Lil Wayne e coso, vai da un'altra parte. Cioè, lo dice chiaramente, non è che vuol dire è meglio o peggio, dice: questo è il viaggio nostro, questo è il nostro swag in questo caso, e quindi sai cosa ti aspetta. Il lifestyle esagerato, raccontati con le figure retoriche della poesia moderna. Signore e signori, benvenuti al cinema di strada. Fast Life,
volume 4. Einstein, e parte che io... A un certo punto mi ha detto che avrebbe fatto Fast Life 4, ho pensato subito che era una figata, che era il momento era giusto e che sarebbe stato figo. Ti svelo questo segreto. Allora, il pezzo con Marra non è nient'altro che... Allora, se tu vai su YouTube e scrivi Gue e Marra DJ Arsh Freestyle e ti compare un freestyle registrato in solaio malissimo. Abbiamo proprio ripreso quel pezzo di cui ti parlavo all'inizio. Cioè abbiamo esteso il freestyle. Io addirittura entro nello stesso modo. Le prime quattro barre sono le stesse del 2004. Boh. Abbiamo ripreso il beat di quella roba che era una roba di Smith & Wesson e ha avuto anche quell'approccio di alternarci, no? Di fare la classica battuta testa. Da MI con furore, microfono calibro 9, potrebbe stendere un cazzo di alligatore. Sto nei paraggi come un prote. MI con furore, microfono calibro 9. Comunque non potevo non chiamare alcuni featuring che ho chiamato. Su questo Fast Life collaboro con il mio progetto North of Loreto, che è, diciamo, la mia parte elettronica. È una produzione completamente anni 80, creata completamente in analogico, coi synth originali, le drum machine originali. C'è tanto vocoder, c'è il talk box, che sono proprio dei codici che appartengono a quegli anni, e lui fa quello, cioè lui fa Kool G Rap. Specialmente sono contento di aver fatto un pezzo con Salmo dopo anni che non facevo un pezzo con lui, precisamente da Fast Life 3, quindi sta 10 anni, abbastanza eccezionale. Ma guarda, diciamo che mi prendo parte dei meriti del riavvicinamento, non lo dico con spocchia, te lo dico proprio nella maniera più naturale possibile, perché... Allora, innanzitutto sono onorato del fatto che Cosimo mi abbia coinvolto in questo progetto, però al contempo gli ho detto, bro, io sono in una fase della mia carriera, appunto, che voglio tentare di fare delle cose nuove. Voglio fare quello step, capito? Non voglio rischiare di fare la stessa cosa e di dare meno valore alle cose, no? Siccome è già il quinto featuring che facciamo, no? Mi sembra, o quinto, sesto. Ho pensato, secondo me, un valore aggiunto può essere che mettiamo un terzo artista e facciamo una combo che non si è mai vista, no? E lui mi ha detto, ma... chi potremmo mettere? Gli faccio, secondo me, Salmo. E in realtà la cosa, secondo me, è che loro due non erano neanche litigati, cioè secondo me non si erano parlati, non si erano capiti su delle loro robe. E io gli ho detto, raga, secondo me è un peccato che, a parte che non vi si vede da, sarà 10 anni, gli ho detto, secondo me possiamo fare una figata se facciamo un pezzo in tre. Alla fine, fortunatamente, ci è stata presa bene sia da un lato che dall'altro. Io chiaramente, essendo amico e fan di tutti e due, ho spinto per far sì che succedesse questa cosa. È successa, il pezzo secondo me suona talmente indietro che avanti, non so come dire. Cioè comunque sia, è una roba così, così cruda, così tra virgolette classic, non si sente da tanto tempo come sonorità, anche se il beat c'è un mezzo breakbeat e poi c'è una ritmica nuova. Comunque funziona, è figo e suona come una roba veramente rap, secondo me. E secondo me piacerà di brutto. Ti dico la mia. Sai cosa mi piace di questo mixtape? Di quello che gli ruota attorno, della sua uscita, tutto qua, cioè di prendere proprio le distanze dall'Italia, intesa come show business all'italiana, intesa come essere un personaggio pubblico italiano. Cioè, non mi fraintendo, una volta noi siamo sempre dovuti essere schiavi di tutti i meccanismi. Poi guarda, io ho sempre tenuto il piede in due scarpe, mi fa piacere, sono contento quando vado a vincere il premio, quando faccio la cosa in tele. Però io non nasco così, nel senso che anche grazie a Nuove Generazioni ci siamo proprio ritagliati e costruiti il nostro genere, che non ha bisogno di andare a leccare il culo alla trasmissione su Canale C, cioè mi spiego. E quindi, per come sono io, sono contento di rimanere così. Purtroppo noi che facciamo sto lavoro, magari te, cioè io mi devo trovare, io non voglio, ma devo sentire l'opinione di un trapper subumano. Certo. O una tipa di uomini e donne che pure si esprimono la loro opinione. Cioè, all'epoca. Su che cosa? Su tutto. Sei andato via, sei tornato che via. Sei un G8. No, sei un G20. Io non voglio sapere Caterina di uomini e donne che dice la sua sul Covid. Esatto. O MC. Lin.
La saga, cioè, è super significativa perché poi ha proprio portato quel tipo di rap veramente all'americana, fatta di punchline, di flow all'americana, di rime serrate, di attitudine street, gangsta anche, che comunque rimane ancora ad oggi una prerogativa di Guè, e mi permetto anche un po' mia e di... del nostro movimento comunque, e che comunque ha fatto scuola e che ancora i ragazzini mitizzano e che ancora rendono ad esempio e che ancora è uno standard per quel certo tipo di rap, per cui è un fondamentale, come si dice, del rap italiano, Fast Life. Questo mixtape è proprio anche proprio una presa di posizione, nel senso di dire questo è il nostro genere, questa è la nostra cultura. C'è la libertà di dire e fare quello che vogliamo senza confrontarsi su Twitter con l'opinionista delle mie palle, litigare col politico, andare a fare notizia sul niente. Ecco, io prendo le distanze da questa cosa, non me ne frega niente. Quello che manca oggi è la verità nei dischi, manca questa cosa dell'essere diretti, no? C'è sempre un po' troppa attenzione a quello che devi dire, come devi dirlo, per riuscire ad arrivare a quella situazione, a quello streaming, a quella posizione, a quella classifica. Cioè, Fast Life è una cosa che non nasce per la classifica, non nasce per lo stream, non nasce per quella cosa. Il mio lavoro è fare rap, capisci? Questo è quello che faccio. Poi, sei popolare grazie a tutto quello che hai fatto negli anni, è un piacere, tutto quanto, ma non mi interessa quel tipo di stardom lì. Non mi interessa il salotto di Italia 1, non mi interessa niente, me ne frega un cazzo. Cioè, io voglio fare il mio. Infatti io sono anche unico nel mio genere, capito? Quindi... questo quanto. Questo è il bello di fare hip hop, se no facevi un altro genere, no? Se no facevi un'altra cosa, no? E quindi ben venga Fast Life, rap, papà, 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 fanculo a te, fanculo a te, fanculo a te, questo è fuck the mod. Sono a Milano con gli Zanza, yeah, con 10 bitches nella stanza, yeah, con una borsa di sostanza, living the fast life. Sono a Milano con gli Zanza, ehi, 10 bitches nella stanza. Fast life baby, G-U-E, Milano finest, wow.